cosa di forma si colloca o meno in una linea di continuità rispetto a precedenti tentativi di revisione. E poi ci sono altre delle considerazioni. Sì. E sommate in due. Poi, ci sono altre democrazie moderne le cui costituzioni in tempi recenti hanno conosciuto cambiamenti di portata qualificabile a quelle italiane in discussione? Sì, sì, torno da giacca. Salve. In che misura gli istituti di democrazia diretta vengono intaccati o rafforzati dalla riforma? E la quarta e l'ultima è la riforma del titolo quinto. Potrebbe ridurre o aumentare? Sì, è l'ultima. La riforma del titolo quinto, dicevo, potrebbe ridurre o aumentare un contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale in merito al riparto di competizione di Stato e Regioni? No, ma sicuramente sarà necessario meno tempo. Allora, dunque, la continuità con i precedenti tentativi. Allora, una delle ragioni che vengono più volte ripetute a sostegno della riforma è che è 30 anni che si cerca di cambiare la Costituzione. Il fatto che sia 30 anni che si cerca di cambiare la Costituzione, io questo lo ripeto in maniera tetragona, so di essere noioso, ma che proprio il diritto ne è in mente, non significa nulla dal punto di vista del contenuto della ultima di cui ci stiamo occupando adesso. Cioè, è vero, questi tentativi sono il sintomo del fatto che la nostra Costituzione ha bisogno di essere aggiornata e io sono assolutamente d'accordo. Io non faccio parte di coloro che ritengono che la Costituzione sia un sesto sacro. Io non faccio parte di coloro che ritengono che la Costituzione sia intoccabile perché è scritta nelle tavole della legge. Thomas Jefferson diceva che ogni generazione ha il diritto di cambiare la sua Costituzione. Il problema non è quello. Il problema è come. Io continuo testardamente a dire, per carità, sarò un piemontese un po' noioso che vuole le cose fatte bene, che le cose o si fanno bene o è meglio non farle. Bisogna farle, ma bisogna farle bene. E quindi non è un argomento il fatto che fino adesso si è tentato di farle tante volte, quindi anche se le si fa un po' male, pazienza. Continuo a dire che queste norme, per come sono concretamente concepite, non servono a risolvere quei problemi. E quindi precedenti tentativi se ne sono fatti, alcune delle norme che erano contenute in quei precedenti tentativi secondo me erano molto più utili, una per tutte la sfiducia costruttiva, secondo me era un istituto utilissimo per rafforzare il governo e che naturalmente questa volta non c'è. E quindi da questo punto di vista io non ho nessun problema, non credo di poter essere sfidato su questo terreno. Comunque, questa riforma è l'ultima, ma devia un po', perché che ci dovesse essere un Senato forse diverso dalla Camera, lo si diceva anche una volta, e la riforma del titolo quinto aveva accantonato questo problema soltanto perché non si era raggiunto alla fine un consenso politico su questo, ma tutto il resto no. Voglio dire, la polemica che oggi si fa in particolare non sulla necessità che ci debba essere un Senato delle regioni, sulla quale io sono d'accordo da sempre, ma sul fatto che questo Senato sia un impaccio alla fluidità del sistema, questa è una novità. Cioè l'argomento che si utilizza per dire che bisogna fare questa riforma qui, non un'altra, perché il Senato è un impaccio, questa è una novità, e secondo me questa novità è figlia della, come si può dire, del trauma, quasi qua ci dobbiamo proprio ricorrere alle categorie della psicanalisi, al trauma del 2013. Cioè abbiamo investito tutte queste risorse anche mentali nel cercare di depotenziare il Senato, non di fare il Senato delle regioni, ma di depotenziare il Senato senza riuscirci, secondo me, peraltro, perché c'è il trauma del 2013. E non a caso la professoressa Poggi dice è la 17ª legislatura e il Senato. Sì, il problema è proprio la 17ª legislatura, perché la 17ª legislatura è nata con una maggioranza di governo che non si riusciva a formare perché il Senato non c'era. Ma noi possiamo impiccare la discussione sulla Costituzione destinata a durare i prossimi 20-30 anni sul problema contingente che riguarda il cattivo funzionamento di un sistema elettorale nella 17ª legislatura e forse nella 16ª? Non bastava cambiare il sistema elettorale? Nella prima legislatura e anche direi fino alla 11ª, il Senato non ci metteva così tanto.
Cioè il problema da questo punto di vista è davvero un problema contingente, drammatico ma contingente. Allora io mi chiedo, se non ci fosse stato il problema della mancata, dell'impossibilità da parte di Bersani di formare un governo, dell'impossibilità di eleggere un Presidente della Repubblica, tutto quello che si è realizzato all'inizio di questa legislatura, forse avremmo potuto fare anche una discussione più serena su un vero Senato delle Regioni, senza ossessionarci sul problema del Senato che invece non deve ostacolare il lavoro della Camera. Questo secondo me è un problema che è stato, diciamo, indirizzato da quel trauma iniziale e che rappresenta, da questo specifico punto di vista, un'assoluta novità rispetto al dibattito precedente. Nelle riforme, nei progetti di riforma precedente, questo specifico problema era totalmente secondario. Dunque, altre democrazie, sì, questo assolutamente sì, negli ultimi anni il Belgio ha cambiato la sua Costituzione completamente, l'ha proprio cambiata integralmente. In Francia sono state fatte nel 2008 delle riforme della Costituzione che riguardavano 55 articoli. In Germania non solo una volta, cioè dal 1948 ci sono state circa 70 modifiche costituzionali, tra cui completamente l'equivalente del nostro titolo quinto, cioè i rapporti tra federazione e Länder sono stati completamente rivoluzionati. Quindi da questo punto di vista, infatti io ripeto, non appartengo a coloro che dicono che le costituzioni sono dei testi sacri modificati. L'istituto di democrazia diretta, ne abbiamo già parlato, adesso non so se dobbiamo ulteriormente tornare su questo punto. Io dico soltanto questo: il referendum abrogativo è stato modificato semplicemente nel senso che se verranno raccolte anziché 500.000 firme 800.000 firme, il quorum costitutivo sarà calcolato in maniera più favorevole. Bene, è sufficiente questa norma a farmi votare sì? No, nel senso che va bene, tanto per cominciare a raggiungere 800.000 firme è complicato, perché ormai anche soltanto prenderne 500.000 non è facile. Il rischio è che gli unici referendum che saranno proposti saranno soltanto quelli dietro ai quali ci sono grosse organizzazioni, e quindi i comitati di base, i comitati spontanei, diciamo la società civile organizzata spontaneamente, non sarà in grado di raggiungere quorum così elevati. Quindi io mi aspetto che ci sarà un referendum a due velocità. Una prima parte, quelli appunto su cui grandi organizzazioni, sindacati, partiti, investiranno le loro risorse e forse riusciranno ad arrivare a quorum così elevati, sui quali effettivamente riusciremo finalmente a votare senza il ricatto dell'astensionismo, e gli altri che continueranno esattamente come oggi a subire il ricatto dell'astensionismo. Quindi sì, in principio questa è una novità che mi trovo favorevole, non mi sembra quell'elemento gigantesco che faccia propendere il mio voto, diciamo che bilanci tutte le ragioni di negatività che ho espresso prima. Quindi direi che questo è l'unico vera novità. Le altre novità, come vi ho detto prima, sono novità che vengono demandate al dopo. È vero, anche la Costituzione prevedeva il referendum, poi la legge ordinaria è stata approvata 20 anni dopo. Qui c'è una legge costituzionale, che vuol dire che ricomincerà da capo tutta questa storia, e chi non lavorerà poi potrà proporre un referendum, magari votare il referendum, cioè è tutto molto più difficile. Non ho più tempo, ma mi piacerebbe raccontarvi un aneddoto a proposito della legge con la quale nel 70 fu adottato il referendum. Magari lo faccio dopo, perché è importante a proposito di classe politica, perché adesso io non voglio fare quel discorso peggio che i politici di oggi sono tutti cattivi più di una volta, però ci sono dei comportamenti in cui si denota come in un certo momento storico questo paese ha avuto davvero degli statisti che hanno saputo dare all'Italia delle strutture democratiche attuando la Costituzione anche quando non conveniva, ma ne parleremo dopo. Sì. Invece, ultima cosa sul titolo quinto, c'è la domanda. Titolo quinto. Riduce o aumenta il contenzioso? La mia risposta è molto tranciante: non lo riduce, non lo aumenta, per le ragioni che ho spiegato prima. Poi, per carità, chi non la pensa come me mi dirà no, sicuramente lo riduce. La verità è che non lo sappiamo. C'è anche chi dice, gli studiosi
di diritto regionale seri dicono che il contenzioso nei rapporti tra centro e periferia è inevitabile ed è in continuo divenire. Tutti i paesi in cui vi sono competenze rispettive costituzionalmente stabilite tra un'autorità centrale e delle autonomie territoriali sono soggetti al contenzioso, e in Italia non mi spavento del contenzioso, ma non è di nuovo questa la ragione per cui si deve votare sì o no al referendum. Cioè la Corte Costituzionale ha dovuto, dal 1970, cioè da quando le regioni ordinarie sono state istituite, affannarsi a dettare dei principi che in qualche modo tenessero insieme questo strisciante e inevitabile contenzioso. Io in questo non ci vedo nulla di male. Quello che bisogna chiedersi non è se aumenterà o diminuirà il contenzioso, ma se quelle specifiche ragioni che producono oggi incertezze interpretative sono state in qualche modo abolite, sanate. Invece quello che a me sembra è che questo non sia avvenuto, perché quando io leggo disposizioni generali e comuni mi domando che cosa significhi. Come me lo domando io, se lo domandano tutti gli studiosi di questi temi, e ovviamente lo si domanderà alla Corte Costituzionale, e alla fine la Corte Costituzionale in qualche modo ce lo dirà, come ci ha detto che cos'erano i principi fondamentali, come ci ha spiegato che c'è la leale cooperazione, come ci ha spiegato che bisogna fare le intese, come ci ha inventato l'attrazione di sussidiarietà e tutti quegli altri strumenti che bene o male servono ad arginare questo contenzioso. Da questo punto di vista, secondo me, non cambierà assolutamente nulla. L'accusa ce l'ha fatta in meno di 8 minuti. Sì, dunque io devo dire che la risposta sul contenzioso non ce l'ho, però se tanto mi dà tanto non è destinata ad aumentare, perché ormai la Corte Costituzionale molte cose già le ha definite, per esempio la clausola di supremazia oggi introdotta, la Corte Costituzionale l'ha già introdotta dal 2003, quindi chi dice c'è la clausola di supremazia statale, ormai per noi questa cosa qui è quasi... Mi hai sentito parlare di quello? Ma no, dico in generale, però voglio dire, ormai la Corte su questo ha fatto già una serie di cose che ci orientano. Che cosa invece la riforma ha fatto che non poteva fare la Corte e che anche se la Corte ha fatto non era sufficiente? Io faccio solo i due esempi su cui il contenzioso, in alcuni casi il contenzioso è stato non solo un contenzioso, ma un problema reale per il Paese. Le grandi infrastrutture strategiche, cioè le autostrade. Le autostrade, tutto ciò che è grande infrastruttura e che quindi prende non una regione. Voi sapete che il titolo quinto le grandi infrastrutture le attribuisce alle regioni. Alla conferenza concorrente però le regioni. Quando è che il problema è sorto? Il problema è sorto quando si è pensato, per esempio, uno dei casi in cui è sorto in una maniera abbastanza devastante è stato con la legge Lunardi. Partendo dal presupposto che poteva dettare dei principi, ha dettato non solo dei principi, ma ha dettato qualcosa di più, le regioni l'hanno impugnata sulle grandi infrastrutture, c'è stato un bel contenzioso, ovviamente le opere si fermano a quel punto, e quindi questo cosa mi fa dire? La riduzione del contenzioso è un pezzo del problema e non è il pezzo rilevante. Quello che è rilevante è che il testo di riforma riporta allo Stato delle materie che incautamente nel 2001 erano state attribuite alle regioni, cioè le grandi infrastrutture, la produzione e il trasporto dell'energia, anche questa attribuita nel 2001 alle regioni, le professioni, le comunicazioni. Allora, da questo punto di vista, secondo me, il tema del contenzioso è un pezzo. Ma l'altro pezzo è che cosa sono in grado di fare davvero le nostre regioni. Noi abbiamo una struttura di regionalismo e abbiamo dovuto toccare con mano che è così, che non è una struttura regionalistica forte. Noi non abbiamo delle regioni, tranne in pochi casi, che hanno la struttura, la mentalità, la cultura, la infrastruttura tecnica per sorreggere che cosa? Produzioni legislative importanti,
vi faccio un esempio e ci capiamo. Delle 15 regioni ordinarie, solo 8 si sono dotate della formazione, delle leggi su formazione professionale. Questo vuol dire che 7 regioni d'Italia, dopo il 2001, avrebbero dovuto farli, perché è diventata competenza esclusiva delle regioni, non hanno un sistema di formazione professionale. Quindi i ragazzi che non vogliono andare a scuola, infatti il problema della dispersione scolastica, perché sta aumentando in una maniera così consistente, e non c'è un istituto. Quindi il problema nostro è il regionalismo, è come fare. In estrema sintesi, bisognerebbe prima modificare la struttura delle regioni, fare delle macro regioni, degli accorpamenti, e poi pensare a attuare in una maniera forte il titolo quinto. Circa la prima domanda, la continuità con Enrico ha già risposto sugli altri paesi. Gli altri paesi li hanno fatte le riforme. Evidentemente avevano delle condizioni politiche diverse dalle nostre, perché non si giustifica che alcuni paesi hanno proprio, ma hanno rovesciato come un guanto la propria Costituzione, quindi hanno fatto delle modifiche veramente molto intense. Io continuo a ritenere che il nostro problema non sia solo la modifica della legge elettorale. Noi, secondo me, abbiamo dei problemi strutturali che si sono evidenziati in questi anni, che continuano ad essere dei problemi che non riusciamo a risolvere con la legge elettorale. In fondo noi abbiamo cambiato le leggi elettorali nel 1993, abbiamo cambiato le leggi elettorali con il famoso referendum, dalla proporzionale siamo andati al maggioritario. Questo ha risolto taluni problemi? No, allora evidentemente non è un problema di legge elettorale, se no li avremmo già risolti quei problemi, solo col mutamento delle leggi elettorali da proporzionali a maggioritarie. Allora, qual è la mia riflessione? Che l'ultima volta che noi siamo andati a votare a un referendum sulle riforme era il 2006. Quindi tu hai ragione quando dici come, è anche la mia preoccupazione. Però io ne aggiungo un'altra di preoccupazione, che sono passati 10 anni, e continuo a ripetere come verrà attuato. Anch'io lo so bene che ci sono tante norme che avrebbero potuto essere scritte in maniera diversa, e nella commissione le avevamo scritte in maniera diversa, però io continuo a ripetere che anche la Costituzione del 48 è stata frutto di che cosa? Dell'accordo politico successivo sulla sua attuazione. Quindi ci sono cose che non mi spaventano più di tanto per come sono scritte, perché immagino che saranno implementate successivamente. Per quello che riguarda gli istituti di democrazia diretta, io penso solo questo, che nel testo di riforma si cerchi di dare delle risposte imperfette alla delegittimazione della politica. Quindi sono delle risposte, non è la soluzione di tutti i mali, sono delle risposte. Le leggi di iniziativa popolare, che è vero che aumentano come numero di firme, ma hanno la garanzia della discussione e della votazione. I referendum propositivi e di indirizzo. Noi sappiamo che la nostra Costituzione ha fatto una scelta netta sulla democrazia rappresentativa e ha individuato gli istituti di democrazia diretta, come diciamo nella lezione, come una razionalizzazione della parlamentarizzazione, scusate tutte ste zeta, ma per intenderci, e quindi nel tempo questa mancanza di istituti di democrazia diretta unita a tutto il resto si è fatta sentire, quindi il testo di riforma dà delle. Poi tu dici, sarà difficile ottenere 800.000, ci saranno 2 referendum a 2 corsie, è possibile, io ti dico quelli sono dei tentativi che cercano di dare risposta al fatto che in Costituzione noi comunque la democrazia diretta noi l'abbiamo considerata pari alla democrazia rappresentativa, e questo nel tempo è diventato un problema.